la sposerei altre 1000 volte. Adoro. Uè, Belin, un diamante sarà per sempre, ma una collana in ceramica dura quei 2-3 mila anni. Bentornate e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come creare una collana in ceramica, grazie chiaramente alla nostra argilla, agli smalti, ma soprattutto al fornetto magico, e quindi la potremo creare in casa senza forno per la ceramica, ma cuocendola col fornetto magico nel forno a microonde. E come al solito nella descrizione trovate il link per poter acquistare il fornetto magico. Avviciniamoci al tavolo e mettiamoci subito al lavoro. Bando alle ciance, andiamo a creare le nostre perle, i nostri dischi con l'argilla che ho scelto per oggi, ovvero l'argilla bianca. Allora, andiamo a creare delle piccole perline, quindi spezziamo un pezzettino di argilla, arrotoliamolo con due mani, in questo modo, facciamo una pallina, delle dimensioni che più ci piacciono, possiamo farne di dimensioni diverse, e creiamone 3-4, non troppe perché potrebbero seccarsi troppo, ripeto. Le poggio qui, prendo un altro pezzettino e lo poggio qui. Una volta che abbiamo creato le nostre perle, che facciamo? Dobbiamo forarle per poi far passare sia il cordoncino e sia poi il filo di cantale che ci permetterà di smaltarle. E le andiamo a forare, io sto usando un ferro, potete usare un ferro da uncinetto o anche il dietro di un pennello. E le foriamo da parte a parte, in questo modo. Andiamo da parte a parte, ok. Non ci preoccupiamo se non sono perfette, poi potremo aggiustarle dopo quando saranno asciutte. Questo è il risultato. Procediamo a bucarle tutte. Una volta che abbiamo creato le nostre sfere, possiamo anche dalla sfera creare una forma più cubica, sbattendo la sfera sul piano di legno, diciamo per tutte e 6 le facce del nostro cubo. In questo modo. Procediamo poi dunque pure a forare i nostri cubicini, possiamo farlo in questo modo qui, poi da parte a parte. E adesso siamo pronti a creare anche i nostri dischetti, queste forme qui. Facciamo delle sfere lievemente più piccole di quelle di prima, facciamo 2-3. E adesso le dobbiamo appiattire, le appiattiamo con le mani facendole girare in questo modo. Vogliamo ottenere il nostro dischetto, quindi sto con queste dita appiattendo i bordi di questa sfera per ottenere questo risultato. Se avrò fatto delle sfere più grosse usciranno dei dischetti più grossi. Chiaramente. E andiamo a bucare anche i dischetti. Qui mi aiuto col dito, spingo sul dito, poi faccio uscire il ferro da una parte all'altra. In questo modo qua. Quando abbiamo finito di creare le nostre perle, i nostri dischi e i nostri cubicini, li mettiamo da parte e li lasciamo asciugare per bene. Questi si stanno asciugando, quindi questi sono già cotti e questo qui è asciutto ma non ancora cotto. E quello che possiamo fare, possiamo rifinirlo e io utilizzo o una lima per unghie oppure della carta vetrata con una grana molto 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 leggera. Per esempio, se voglio togliere alcune spigolature vicino al foro, vado con la lima e piano piano ci lavoro su, in questo modo. La lima mi permette di essere abbastanza precisa e non fare troppi danni in giro. Quindi una volta che si saranno asciugate completamente come queste qui, andremo a cuocerle nel fornetto magico seguendo gli step della cottura a biscotto. Vi lascio il link per il video della cottura a biscotto nel fornetto magico. Mentre adesso noi vediamo come smaltare queste qui e vedremo da vicino come poi cuocere, fare la seconda cottura a smalto nel fornetto magico. Allora, andiamo a smaltare le nostre creazioni. Ci aiuteremo con un filo di ottone, in questo caso io ho usato un filo di ottone, ma potete usare qualsiasi filo che volete, rigido. E
andrò a inserire la perlina nel filo di ottone in questo modo, ottenendo questo risultato, vedete, e l'andrò a immergere nello smalto. Qui ho preparato un po' di smalti mischiando la polvere con l'acqua e smalterò una perla per ogni smalto. Quindi agito bene come al solito, prendo la perla, la immergo, 1, 2, tiro su, lascio asciugare e non lo tocco finché appunto lo smalto non si sarà asciugato e potrò toccarlo appunto con le mani. Quindi che faccio? Quando lo smalto è asciutto, prendo e sfilo il filo di metallo in questo modo e poggio da una parte. Procedo col giallo e vado avanti con gli altri smalti. Smalto l'ultima perla dell'ultimo colore e poi andrò a smaltare i miei dischetti. Ecco qui tutte le mie perle e i miei dischetti smaltati e adesso li lascerò asciugare e poi vi farò vedere come togliere lo smalto dal foro centrale, che non potremo lasciare perché altrimenti si attaccherebbe al supporto in cantal che va nel fornetto magico. Allora, per togliere lo smalto dal foro interno io utilizzo uno scovolino di quelli che si usano per pulire i denti e che faccio? Passo lo scovolino nel foro pian piano facendo una rotazione in questo modo qui. Se non riesco a passare direttamente dall'altra parte lo tolgo e lo faccio dall'altra parte, quindi vado a togliere lo smalto, ecco vedete che passo da parte a parte in questo modo, lo tolgo ed è pulito e adesso lo vado a fare per tutti gli altri. Faccio anche l'ultimo in questo modo qua, voilà, soffio e siamo pronti per smaltarli. Vi faccio vedere come inserirli nel fornetto magico. Allora, per smaltare le nostre perle utilizzeremo questa bacchetta in cantal che può resistere alle alte temperature e l'appoggeremo su queste colonnine, e queste sono le colonnine che si usano nei forni per la ceramica di materiale refrattario. L'ho divisa in due, ho fatto una scala natura, vedete qui sopra, e le adagio nel fornetto magico da un lato e dall'altro. Quindi andiamo ad inserire le perle una a una sul filo di cantal in questo modo. Su una bacchetta metto 3 perle e 2 dischetti, poi lo appoggio sulle scanalature in questo modo e controllo che i pezzi siano attaccati fra di loro, quindi li distanzio in questo modo. Procedo con l'altra bacchetta, qui metto 2 perle e 3 dischi. Faccio la stessa operazione, l'adagio nelle scalanature e controllo che siano distanziati nel modo giusto. Le perle in questa fase non devono toccarsi fra di loro e quindi io chiudo il fornetto magico e lo metto nel microonde a 800 watt per 35 minuti e ci vediamo dopo la cottura.
ecco le nostre bellissime pietre che si sono cotte e adesso andiamole a infilare nel cordino per creare la nostra collana. Allora, adesso con le perline che abbiamo appena creato e con altre che avevo già smaltato andiamo a creare la nostra collana e infilando le perline appunto in un cordino e io per comodità ho incerato con una candela e un'estremità per far passare meglio le perline e quindi adesso sta a noi a creare la nostra composizione, proviamone una. Ecco qua una prima prova. A questo punto andiamo a creare dei nodi per poterla allargare e stringere, quindi prendiamo un'estremità, creiamo un'asola in questo modo, facciamoci passare l'altra estremità all'interno e stringiamo l'asola che abbiamo creato prima, così. Ok, quindi prendiamo l'altra estremità e creiamo un'asola facendo passare l'altro filo in mezzo e chiudiamo. In questo modo abbiamo creato un meccanismo che ci permette di allargare e stringere la nostra collana e la collana è creata. Avete visto com'è stato super semplice e divertente creare una collana di ceramica in casa grazie al fornetto magico? Come al solito il link per acquistarlo lo trovate in descrizione, mi raccomando iscrivetevi al canale che per me è la cosa più importante e condividete questo video se vi è piaciuto con appassionati di ceramica e magari anche di gioielli. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video sulla ceramica e sull'artigianato in generale, quindi buon lavoro, buon divertimento, buon artigianato, buona ceramica, a presto, ciao ciao! Thank you.